di Fiore Costruzioni, azienda leader nel settore dell'edilizia residenziale. Affidabilità, serietà, onestà e disponibilità fanno della di Fiore Costruzioni un marchio di garanzia per il cliente. Vendite e fitte di immobili senza costi di intermediazione. Di Fiore Costruzioni. Amici telespettatori, questa sera Bacheca fa visita a una famosa catena di ristorazione, Totò Sapore. Scopriremo insieme i segreti della lavorazione della pizza e le specialità della tradizione napoletana. Che dite? Entriamo? Ma sì, andiamo a vedere. E buon appetito con Totò Sapore! Mi trovo da Totò Sapore in compagnia di Angelo Ranieri, che è il titolare, ma non solo il creatore, di questo importantissimo marchio che è Totò Sapore. Ma noi sappiamo che la tua famiglia è nel campo della ristorazione dal 1950 e che questo marchio Totò Sapore invece è stato proprio ideato e creato da te da 10 anni a questa parte. E parlaci un po' di questa attività di Totò Sapore, quali sono i vostri piatti, il vostro ambiente, che caratteristiche ha? Sì, allora, come dicevi, veniamo da una famiglia di ristoratori dal 1950 e abbiamo portato la tradizione fino ad oggi e abbiamo proprio riportato quei piatti che all'epoca faceva mio nonno e poi mio padre e adesso li facciamo noi, ok? Tipo pasta e fagioli con le cozze, pasta e patate con provola, linguine a cartoccio, i piatti della tradizione napoletana li abbiamo riportati fino ad oggi. Scelto questo nome Totò Sapore? Allora, per il nostro attore Totò, che è la storia come la storia culinaria napoletana, e poi un giorno stavo a casa, ho visto un CD di mia figlia nel cassetto del cartone animato Totò Sapore, allora ho detto questo locale si deve chiamare Totò Sapore. Ma Totò Sapore è anche un locale che è adatto a cerimonie e voi fate anche delle promozioni riguardo per esempio le comunioni, giusto? Sì, sì, da sempre facciamo comunioni, però quest'anno in particolare a chi prenota la comunione da noi regaliamo il piano bar. Ah, quindi è vantaggiosissimo, c'è il divertimento, la buona cucina e tutto, quindi. Dove vi trovate? Siamo a Viale Grammici 18, Napoli. E non è l'unica sede di Totò Sapore, quindi c'ha varie sedi anche in Campania, in tutta la regione Campania, giusto? Sì, sì, in Campania siamo a Caserta, a Salerno, ad Agropoli, a Napoli e in Toscana. Ah, anche in Toscana, quindi è un marchio che è diventato ormai nazionale, Totò Sapore. Sì, sì, siamo forti in Campania, però adesso siamo arrivati in Toscana e saliremo sempre più su. Allora, non vedo l'ora di assaggiare la pizza e non solo, anche la vostra speciale cucina che dopo andremo a vedere con lo chef. Eccoci qui con lo chef Federico Avella e con Angelo Ranieri, titolare del locale Totò Sapore. Devo dire la verità, è difficile fare un'intervista
con questo profumino che arriva. Allora, hai preparato due piatti, due specialità del locale per la nostra Fulvia. Sì, esatto, questa è un'insalata di mare composta da polipo, calamari, seppie, gamberetti e cozze e cappaccio di polipo. L'altro è la nostra specialità, una gnocca alla Totò servita con un impasto di pizza fritta con salsa rosa, pesto e noci. Tu sei lo chef, il cuoco, come diceva un Totò famoso a Napoli, che bella parola il cuoco. Ma perché? Qual è la caratteristica che deve avere un cuoco per far assaggiare dei piatti buoni, squisiti? Innanzitutto ci devi mettere tutta la tua, il tuo impegno e la tua volontà e la tua passione innanzitutto. E poi la preparazione ovviamente di uno chef. Di uno chef, esatto, è un pizzico di fortuna. Qual è il tuo piatto che ti riesce meglio? Oggi è un giorno fortunato, ne sono riusciti due. Ne sono usciti due. Angelo, non solo ristorazione, anche pizza. Noi tra poco avremo una dimostrazione anche di cos'è la pizza di Totò Sapore. Sì, sì, andremo, la prepariamo, la presentiamo e dopo la facciamo assaggiare sempre la nostra Fulvia, la facciamo uscire da Totò Sapore con 2 chili in più. Allora non ci resta che andare a vedere anche i segreti della lavorazione della pizza. E io intanto vi saluto e forse vado ad assaggiare qualcosina. Andiamo a intervistare alcune signore clienti di Totò Sapore. Buonasera, come vi chiamate? Tiziana. Antonella. Che cosa state mangiando di buono? Andiamo a mangiare oppure ci fermiamo? Io sto mangiando una pizza Nerano deliziosa. Secondo me è la specialità di questo locale. Loro dicono che sia la pizza stella la specialità, con ricotta, un po' troppo imbrogliata, però buona anche quella. E poi questa qui, la Nerano, l'ha inventata Angelo Ranieri, che secondo me è una garanzia, quindi si deve assaggiare per forza. Quindi come mai avete scelto Totò Sapore? Io per la pizza sicuramente, perché la pasta è delicatissima ed è anche il condimento, non è troppo pesante. Però so che si mangia bene di tutto, anche il pesce qui. Sì, la cucina è molto buona, da Totò Sapore. Raffinata, sì, è molto raffinata. E poi perché l'ambiente è molto accogliente, il personale è delizioso, mi sento come se fossi a casa mia, quindi ci vengo spesso. È un luogo perfetto quindi per riunirsi, mangiare delle buoni cibi e divertirsi anche col piano bar. Sì, il venerdì c'è anche il piano bar. Per me è il luogo perfetto, per chi non è venuto venga a vedere, insomma, poi ce lo dicono come si sono trovati. Da quanti anni fai questo lavoro? Io praticamente da sempre, da quando avevo 15 anni. E com'è nata questa passione? Secondo me ce l'avevo dentro, è una cosa che mi è sempre piaciuta cucinare. Pensi di essere un creativo in cucina? Sì, sono abbastanza creativo, sì. E cos'è che dà quel tocco speciale a un piatto? La fortuna. Per fortuna, che intendi? La bravura, sono tanti anni di lavoro, tanti anni di sacrificio. Qual è il tuo piatto che diciamo è il tuo forte? Diciamo sono bravo sia con la cucina di mare che di terra. Il tuo piatto che diciamo è proprio il tuo top di terra? Di terra è quello là che abbiamo presentato prima, sarebbe la specialità della casa, gli gnocchi Totò Sapore. E invece di mare?
di mare, mi piace molto lavorare con tutti i tipi di pesce e frutti di mare. Parliamo anche dello staff che c'è in questo bellissimo locale. Abbiamo Lina, abbiamo Salvatore. Allora Lina, da quanto tempo lavori qui? Solo mesi, sono 3 mesi che lavoro qui. E mi trovo benissimo, diciamo, nel ristorante che si sta proprio bene, lavorativamente con tutti quanti i miei colleghi, stiamo benissimo, i nostri titolari. Qual è il piatto che consiglieresti alle persone, ai clienti che vengono qui? Lo facciamo dire a Salvatore perché è già pronto. Il pesce. Perché il pesce è buono, è tutto buono, dà tutto il sapore. Ma quale però? Qua? Che tipo di l'orata, la spigola? La spigola, calamari, gamberoni, tutta il pesce. Perfetto. E qual è, se c'è una tecnica che usi con i clienti per, come dire, per rendere il locale, anche per presentarlo bene, per renderlo più simpatico? Non c'è una tecnica, sai perché? Perché io amo il mio lavoro e cioè alla fine io sto a contatto con loro, mi piace dialogare con loro, mi piace sorridere, perché devi dare armonia. Ecco, quando una persona arriva qui tu la accogli in un modo così, non c'è una tecnica. Quindi se vogliamo lanciare un messaggio ai telespettatori, perché dovrebbero venire qui? Perché c'è Lina e perché c'è il Salvatore, il pesce, ovviamente. Il pesce, esatto. Allora, perché dovrebbero venire qui? Perché cosa gustano? E infatti, come hai detto tu, perché c'è Lina, c'è Salvatore, ci sta tutto lo staff, voglio dire, no? Cioè, stiamo tutti quanti bene, accogliamo tutti i nostri clienti che vengono qui e stanno in ottima compagnia, con tanta solarità, e si mangia bene. E c'è un motivo in più per venire qui: c'è Lina, c'è Salvatore e c'è Totò Sapore. Fai, Angelo, a gestire tutti questi locali? Perché per ogni locale c'è un mio socio che mi aiuta nella gestione. Ad esempio qua a Viale Grammici ci sta Maurizio che mi aiuta, come ho detto, nella gestione. Ah, Maurizio, vogliamo mandare un messaggio ai clienti di Totò Sapore? Aspetto tutti i nostri clienti e tutti i nostri amici qua in questa sede a venirci a trovare. Parliamo della pizza, la pizza, il piatto della tradizione napoletana. La pizza di Totò Sapore che caratteristiche ha? La caratteristica di una pizza buona è l'esperienza e poi tanta passione. Ok, noi la facciamo con 48 ore di lievitazione. Ingredienti che caratterizzano una buona pizza. La vera pizza napoletana qual è? La margherita, la napoletana? La margherita, ce l'hanno detto alla regina, è la margherita. Per fare una buona margherita, a prescindere dall'impasto, ci vuole un buon pomodoro e noi abbiamo i pomodori nostri del Vesuvio che sono ottimi, e con buona mozzarella di bufala, basilico e parmigiano. Parliamo dell'impasto, che a volte è la base, no? Che impasto, qual è la caratteristica dell'impasto per fare una buona pizza? La farina? E come dicevo prima, molte ore di lievitazione, un'ottima farina, noi ne usiamo due, una 00 Caputo e una Petra, che facciamo una miscela nostra e gli diamo molte ore di lievitazione. Allora, particolarità delle pizze, che pizze particolari sono qui, speciali, qual è la specialità? Facciamo più di qualche pizza speciale, un avventaglio con prosciutto crudo, stracchino e rucola. Poi facciamo una forma di coccodrillo che è imbottita tipo ripieno con delle decorazioni, e la stella che ha più ingredienti, 6 tipi di ingredienti. Una domanda un po' più specifica: che caratteristiche deve avere una pizza per essere facilmente digeribile? E come abbiamo detto prima, si deve riposare per tante ore, 48 ore noi facciamo riposare, prodotti buoni e olio buono.
Perfetto, quindi non ci resta che augurare buon appetito a tutti, di raggiungerci qui a Totò Sapori a Napoli, ma anche in altre location: Salerno, Agropoli, Caserta, Via dei Mille, sempre Napoli, e qua Viale Gramsci da Totò Sapori. Se vi trovate in Campania, venite a trovare. Vedo che stai mangiando un tipico piatto della tradizione napoletana, la zuppa di cozze. Ti piace? Sì, molto, è buonissimo. Da dove vieni? Io di Monaco, di Bavaria. Monaco, quindi la mangi abitudinalmente questa zuppa, oppure è la prima volta che la mangi? Cosa? È la prima volta che la mangi? Questo sì, sì, mi piace molto. Mi piace molto, è la prima volta che vieni da Totò Sapori? È la prima volta che vieni da Totò Sapore? Sì, sì. H24 Full Jam Bar di Pompei. Oggi vado a preparare una molecola di perla alla prugna con una bollicina italiana con ghiaccio secco. Ora vado a prepararlo. Ora andiamo a inserire la bollicina italiana.
delle perle alla prugna, sfere molecolari. Salve! Ehi, salve! Buonasera! Vorrei dire qualcosa, se possibile. Certamente, sì, subito che arrivo da lei. Cosa ho preparato? Io ho preparato una bollicina italiana con una molecola alla prugna e del ghiaccio secco. Cosa vi posso preparare? Potrei bere un cocktail, qualcosa di originale. Originale in che senso? Un aperitivo? Cioè sì, un aperitivo. Un aperitivo? Può andare bene un Negroni? Interessante. E guardi, se le può piacere, c'è una molecola da poco creata e preparata alla prugna. Se le può interessare questo prodotto. Una molecola alla prugna questo? Sì. Molto interessante. Sì, sarà un ingrediente quindi? Un ingrediente sarà un sale, l'ingrediente sarà di cura alla prugna. Lo accompagneremo con questa molecola al Negroni. Ottimo. Posso preparare? Assolutamente sì. Certamente, però non lo devo preparare. Io amo molto i Negroni, uno dei miei cocktail preferiti. Come mai piace i Negroni per la storia, eh? Un po' il principio di aperitivo. Mi piacciono questi gusti un po' più secchi, leggermente schiacciati. Amo molto questi gusti forti, tra l'altro. E allora ora? Sono molto curioso di provare questo liquore alla prugna all'interno del mio Negroni. Eccoci qua. Però lo prepariamo questo. Qualcosa che non si vede spesso. Cerchiamo di creare gli aperitivi un po' più particolari. Perfetto. Ultimamente ci sta questa tendenza di arricchire le ricette con cose originali e personali del bar. Complimenti. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Francesco. Francesco Arnelli. Complimenti, lo ripeto. Dice lei di cosa si occupa? Anche io mi occupo del mondo del bartending. Quindi anche lei è un... quindi si può dire un collega? Sono solo un collega. Ah. Mi occupo di altro adesso, però sono ancora... Quindi le posso dire tranquillamente abbiamo utilizzato un'antica formula come Helmut, sì. Un Tanqueray Ten e un Bitter Campari. Con questo unicum alle prugne che... Questa è la cosa particolare delle prugne. Certamente questa qua abbiamo utilizzato questo quella di prugne. Mi renderà diverso il mio cocktail. Qual è la caratteristica? Era un senso di barricato, una barricata, perché questo è un lavoro che c'è una barricata da prugne. Quindi una spezzatura alla fine. Certamente, sì. Questa è una cosa particolare e le daremo subito. Mi hai incuriosito tantissimo. Allora, metto questo qui all'interno con un twist all'arancia. Ah, le arance con profumo fresco sono buone. Profumo, un po' di avanzare. Abbiamo dato la spezia, abbiamo dato barricato, al profumo, un po' di avanzare. E qual è? Questa è incredibile. Provo queste perline. Come lo trovo? Molto molto interessante. Qualcosa di diverso, ben strutturato. E questo liquore particolare alle prugne, com'è che si chiama? Unicum alle prugne, ora ve lo faccio vedere. È un liquore alle prugne, barricato, ovviamente c'è anche le erbe, non ci ricordiamo, molto interessante. Non ci dimentichiamo che è un amaro sempre, con questo tocco alla prugna che, va, lo possono bere anche le donne, c'è questo
senso di dolce. Ha una bella bocca d'uovo. Ottimo. Complimenti, Francesco. Grazie. Bravissimo. Hai tempo per fare la spesa? Da oggi con VS Supermercati non è più un problema. Tu scegli cosa comprare e noi te lo portiamo. Usa Messenger per farti accompagnare attraverso il supermercato e scegli i prodotti che desideri. Oppure utilizza WhatsApp per mandarci la lista della spesa. Con VS Supermercati da oggi la spesa è a portata di un click. VS Supermercati, qualità, convenienza e cortesia. Salve a tutti, oggi vi presento delle caramelle ripiene di pasta fresca con i formaggi, saltato con carciofi, funghi porcini, pomodorini e basilico. Andiamo alla preparazione. Iniziamo con la cottura delle caramelle ripiene ai quattro formaggi, cottura sui 7-8 minuti, non di più. Come vedete il nostro sughetto sta andando avanti, si è diventato un bello cremoso. Il sughetto deve essere così perché deve legare bene vicino alla pasta, altrimenti o se è troppo oleoso o non è troppo cremoso non riesce ad attaccarsi bene. Trascorsi 7-8 minuti vado a colare bene la pasta. E inizio a mantecare. Cosa importante dei primi piatti è mantecare bene la pasta con il sugo. Più si manteca bene, più abbiamo un piatto omogeneo e saporito. Una volta terminata la mantecatura andiamo a impiattare. Iniziamo a impiattare. Sistemando il sughetto.
una fogliolina di basilico, un po' di pomodorino essiccato, andiamo a pulire un po' il nostro piatto. E a piacere un po' di ristretto al balsamico. Questo è il nostro piatto.